cosa bella di questa realtà sportiva agonistica che all'interno del gruppo abbiamo trovato delle risorse importanti. Quindi parto dicendo, per esempio, che Giovanni Poggi oggi ha giocato probabilmente la partita migliore da quando qui a Mantova, che Lorenzo Maspero ha giocato una partita molto solida come playmaker, davanti aveva Penna e Spanghero, quindi l'asticella che si alza. Però lasciatemi dire che lo stesso Anthony Morse ha giocato una partita molto solida nel gioco interno, ha tirato con ottime percentuali oltre a difendere, però lasciatemi spendere una parola per due persone che oggi sono state eccezionali, che sono Tommaso Raspino e Mario Gersetti, che sono il nostro cuore, sono i nostri due veterani, stanno dando un grande esempio a tutti quanti. Sono stati i primi oggi a buttarsi per terra, sbucciandosi le ginocchia per recuperare palloni. Sono stati i primi a marcare gli avversari più pericolosi giocando con abnegazione e coniugando questo con una vitalità, un'energia, un entusiasmo offensivo importante. Quindi mi piace sottolineare questo perché i nostri due ragazzi, Tommaso e Mario, ogni giorno mostrano cosa significa essere professionisti, cosa significa prendersi cura di sé e prendersi cura della squadra. È logico che adesso dobbiamo avere questa capacità di goderci questo momento perché è un momento importante nella nostra crescita, ma al tempo stesso in un campionato come questo non abbiamo fatto niente, dobbiamo immediatamente girare pagina perché domenica verrà qui un avversario a Verona. Che è dello stesso livello di Udine, al completo probabilmente, oggi Udine non lo era, e quindi abbiamo un'altra gara dove l'asticella si alza e dobbiamo farci trovare pronti per un'altra partita decisiva per noi. Beh, innanzitutto complimenti a Mantova. Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, ma dal secondo quarto non siamo stati in grado di mettere in campo la stessa energia di Mantova, che ha difeso veramente forte, e noi non siamo riusciti a rispondere, magari anche lamentandoci troppo con gli arbitri e facendo le cose che aiutavano Mantova ad alzare ancora l'intensità difensiva. La palla si è mossa solo e esclusivamente sul perimetro e non siamo mai riusciti a attaccare l'area con intensità e continuità. Probabilmente anche i soli 5 tiri liberi che abbiamo tirato solo nel primo tempo hanno questa parziale giustificazione. Dico parziale perché secondo me ovviamente ci possono essere anche altre motivazioni, ma semplicemente dico, non abbiamo giocato con l'energia che ha messo Mantova in campo, soprattutto dal punto di vista difensivo, e non siamo stati in grado di rispondere all'intensità difensiva che ha messo Mantova. Non voglio sentir parlare dei nostri problemi, problemi di organico, non voglio sentir parlare delle difficoltà fisiche, perché è importante chi va in campo, e oggi chi è andato in campo, tutti quanti noi, non è stato all'altezza di Mantova, compreso tutti quelli che erano presenti al palazzo, staff compreso. Dobbiamo essere un po' più cattivi. Non so se riusciremo ad esserlo, perché poi abbiamo delle caratteristiche, ogni squadra ha caratteristiche, ma dobbiamo essere più cattivi fuori casa, dobbiamo essere più cinici, più forti, più intensi, più, perché abbiamo fatto tante belle partite. Oggi probabilmente è l'unica partita dove abbiamo preso 20 da inizio campionato, ma abbiamo anche buttato al cesso tante occasioni e non possiamo farlo, e non possiamo soprattutto non possiamo fare un passo indietro quando il livello fisico della gara aumenta, ed è quello che purtroppo è capitato anche in tante altre occasioni fuori casa. Quando ci vengono messe le mani addosso, reagiamo in maniera sbagliata sul campo. Invece dobbiamo crescere da questo punto di vista, dobbiamo essere molto più intensi con la testa se vogliamo partecipare fino in fondo nelle posizioni importanti di questo campionato.
Prego. Avete 20 punti in classifica, il pubblico comunque che vi ha contestato, il pubblico che vi ha contestato, domenica prossima andate a Montegranaro, mi è sembrato di vedere una squadra svogliata che faceva fatica a seguirlo. Cioè, secondo lei dovrà recuperarli più forse psicologicamente che fisicamente? La domanda, perdonami, perché ti ho perso... Ho detto che è il pubblico che vi... No, non è... ok. Cioè, dico, se alla fine i giocatori che mi sembrava che non la seguissero tanto, non la seguivano tanto, e se non seguivano me? Sì, esatto. Okay. Un po' svogliati, e se questa settimana dovrà lavorare più sul fisico, sulla testa. Sì, sì, dovremmo lavorare su tutto, assolutamente. Esternamente hai subito molto sotto canestro, dove tu hai due colonne abbastanza importanti. Come mai? Cioè, c'è una giustificazione? Ma ovviamente Morse è un giocatore molto atletico e già all'andata ci fece male a rimbalzo. Oggi non siamo stati in grado però di, con tutti, non siamo stati in grado di rispondere all'atletismo non solo di Morse ma di Raspino, anche di Garsetti, si è fatto male in post basso. Non è colpa, tra virgolette, dei lunghi, dei numeri 5, ma è un po' la squadra che non è stata all'altezza, a livello proprio di intensità, nel senso che ci siamo sciolti quando l'intensità di Manto invece è salita, ci siamo sciolti quando l'intensità di Manto è andata sulla pressione di tutto campo, ci siamo sciolti quando Manto è andata forte a rimbalzo e non siamo stati in grado di rispondere. Un po' per le nostre caratteristiche, perché è vero che siamo una squadra di qualità a livello individuale, ma non siamo ancora in grado di rispondere nella giusta maniera, soprattutto quando la contesa diventa tosta, quando giochi fuori casa, quando hai magari una fischiata sbagliata o quando magari non fai canestro da tre punti. Mauro Pintone, una settimana difficile si è vista anche in campo qui a Mantova, secondo te? È una settimana difficile, ma ci siamo allenati benissimo. Da tre settimane che ci andiamo benissimo e anche stavolta ho convinto che avremmo fatto una gran partita. E probabilmente il primo oggi a sbagliare sono stato io con una brutta approccio difensivo e probabilmente gli altri mi hanno seguito. Per cui io in primis chiedo scusa, mi scuso questa qualità. Soprattutto sono molto deluso perché ero convinto che avremmo sempre stato la qualità della svolta. Il pullman della PUGSA se ne sta andando dal Palabama di Mantova con sulle spalle 20 punti presi proprio con la squadra di Finelli, ma soprattutto direi contro due ex, Raspino e anche Weidemann, che alla fine hanno fatto insieme agli altri, perché hanno giocato una bella partita di intensità, noi un po' meno. Raspino ha fatto quello che deve fare un ex che magari ci teneva a far bella figura, quindi bravo Tommy. Ha fatto una bella partita, risiede alla pallacanestro, quindi insomma ha giocato molto bene. Weidemann un po' meno, un po' più a sprazzi, soprattutto però Morse si è ucciso in mezzo all'area, dove tecnicamente non abbiamo trovato armi per marcarlo. È una sconfitta che brucia e che ci fa magari un po' riflettere. Volevamo verificare a che punto eravamo con la squadra a livello degli italiani senza Powell. In casa avevamo avuto belle risposte, oggi un po' meno. Il coach Cavilla dice anche che non voleva sentire problemi di organico, ha detto che hanno giocato praticamente molli, senza l'intensità che lui voleva, insomma. Beh, è vero, lì la partita dispiace, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, però cercando di ricordarci sempre da dove siamo partiti, chi siamo e quella che è la nostra realtà, dove la differenza la fa il gruppo, intendo tutte le componenti, i tifosi, la società, la squadra, i media, eccetera eccetera. Se cominciamo a vacillare o a prendere voragini, finisce il gioco, io lo dico molto chiaramente, finisce il gioco e poi dove si parte, a dove ciapo, e se vogliamo tornare a fare i derby in Serie C, questa è la strada giusta secondo me. Ecco, però tornando alla parte tecnica, non è che Simpson poteva fare pentole e coperchi, a un certo punto faceva solo tutto lui. Sì, ti ripeto, è chiaro che è una partita brutta che ci ridimensiona. Speravamo di essere più avanti, ricominciamo da zero un'altra volta, questa stagione l'abbiamo fatto sempre, andiamo avanti, succede, ci dispiace da morire, però ribadisco, se vogliamo tornare a fare i derby in Serie C,
facciamo così, che era stata giusta. Rimane il mal di trasferta, perché un'altra trasferta negativa, domenica prossima a Montegranaro, e poi dopo in casa, va bene che noi vinciamo quasi sempre, però c'è Fortitudo. Ma guarda, la cosa migliore della trasferta sono i nostri tifosi, fino adesso quest'anno. È evidente che questa squadra ha un blocco psicologico, chiaro che ci piacerebbe dare molto di più a questi ragazzi, però l'ho detto prima ai ragazzi della curva, non dimentichiamoci che siamo tutti insieme, guai se no. Quindi dispiace per loro, dispiace per noi, perché anch'io prendo una macchina invece stare a casa, vengo qua la domenica. È un mal di trasferta difficile da spiegare. Vediamo cosa fare, ne parlo col presidente domani, vediamo cosa fare. Sicuramente non è il problema l'allenatore, adesso non cominciamo a tirare fuori l'allenatore, non c'entra niente, l'allenatore va avanti così, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la squadra. Ci ragioniamo, ci passa. C'è anche un problema a Powell che starebbe fuori un mese, visto l'operazione. Powell sta fuori un mese, ci ragioniamo, fammi passare la nottata. Passiamo alla nottata.